Signore! Dovremo aspettare il tuo aiuto! Dio ha abbandonato i suoi figli. Oh, Signore! Per quanto tempo ancora? Ho da raccontarvi una storia. Seduto. Un certo uomo aveva due figli. E un giorno il minore di questi figli disse a suo padre: dammi la mia parte dei tuoi beni ora. E così il padre divise le sue ricchezze fra i suoi due figli. E pochi giorni dopo, questo figlio minore partì per una terra lontana. E là dette fondo a tutti i suoi averi, con una vita dissoluta. Non passò molto tempo che in quel paese si abbatté una carestia. E il giovane patì la fame. Persuase allora un fattore a fargli badare ai porci. Ma aveva tanta fame che avrebbe mangiato persino le ghiande che davano le bestie. E invece non vollero dargli nemmeno quelle. Allora il giovane tornò in sé e si disse: ma come? Perfino i servi di mio padre mangiano a sazietà e gliene avanza. E io sono qua a morire di stenti. No, tornerò da mio padre e gli dirò: riprendimi con te e trattami pure come l'ultimo dei tuoi servi. Allora si avviò. Era ancora un po' distante da casa sua quando il padre lo vide arrivare. Il suo cuore cominciò a battere forte e si commosse al punto che gli corse subito incontro e lo abbracciò e lo baciò. Il figlio disse: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere tuo figlio. Ma il padre chiamò subito i servi e disse loro: presto, tirate fuori il vestito più bello e rivestitelo. Mettetegli al dito l'anello più prezioso, i sandali ai piedi. Portate qui il vitello più grasso che abbiamo. Mangiamo, facciamo festa. Mio figlio era morto ed è tornato alla vita. Ora, l'altro figlio, quello più grande, aveva finito il lavoro dei campi e mentre ritornava a casa sentì un suono di musica e danze. Chiamò un servo e gli chiese perché si facesse festa. E quando gli fu detto, fu preso dall'ira e rifiutò di mettere piede in casa. Invano il padre venne fuori a supplicarlo. Il figlio non intendeva sentire ragioni. Ma come? Io ho lavorato per te come uno schiavo per anni e anni e mai una volta ti ho disubbidito. E in tutto questo tempo tu non hai ucciso per me neanche un capretto perché facessi festa con gli amici. Arriva questo tuo figlio che ha sperperato i tuoi beni con prostitute e peccatori e tu ammazzi per lui il miglior vitello che abbiamo. Ti prego, disse il padre. Ti prego, apri il tuo cuore. Tu sei sempre con me. Tutto quello che posseggo è tuo. Ma è giusto far festa. Tuo fratello era perduto.
e ora vive. Qual è il cuore della legge? Ascolta, o Israele, tu amerai il tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutto te stesso e con tutta la tua forza. Questo è il massimo comandamento. Dici bene. Tu non sei lontano dal regno di Dio, Giuseppe di Arimatea. Ma c'è un altro comandamento, altrettanto grande. Devi amare il prossimo tuo come te stesso. Ma chi è il mio prossimo? No, vado a vederlo! Questo non è posto per te, vattene. Andiamo, su, esci da qui. Simone, siediti. Marrappi, tu sai che razza di donna è questa? Simone, ti prego. Quando sono venuto nella tua casa, non hai versato acqua sui miei piedi, non mi hai baciato, non hai preparato unguenti per me. Lei mi ha lavato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Io lo so che i tuoi peccati sono tanti, ma ti sono tutti perdonati perché hai molto amato. Salvata. Torna a casa e non peccare più. Osanna! Osanna! I bambini non devono usare quelle parole, lo sai, è un sacrilegio! E tu ne sei responsabile. Non avete mai letto i salmi? Le bocche dei bambini e dei lattanti hanno proclamato la verità. Ma voglio raccontarvi una piccola storia. Sì, racconta, racconta! Venite, sentite. C'era una volta un uomo che aveva due figli. E al primo figlio un giorno disse: va a lavorare la vigna. E il figlio disse no. Ma dopo ci ripensò e andò. Capito? L'uomo disse la stessa cosa anche all'altro figlio, il quale rispose: vado subito, ma non andò. Ora, quale dei due figli ha obbedito al padre? Il primo. Infatti, il primo. E che significa questa storia? Che ci sono quelli che credono di essere giusti perché dicono sì a Dio, ma con il cuore poi non lo seguono.